messo sta galleria semplicemente perché amo l'arte. Nel cuore dell'antico borgo di Schiaponte, precisamente nel vico di Lucione, la caratteristica stradina interna che conduce al maestoso e stupendo castello aragonese, in uno stabile del 1300, attiguo allo storico Palazzo dell'Orologio, attuale sede del Museo del Mare, non passa certamente inosservata la galleria d'arte di Massimo Jelasi, odontoiatra isolano di successo con la passione per l'arte che coltiva sin da quando era bambino. Colleziono già da tantissimi anni, si può dire da quando avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni, cominciavo a collezionare piccole cose. Poi con l'educazione che mi hanno dato i miei genitori ho collezionato, ho cominciato a collezionare anche quadri, sculture, incisioni e soprattutto e anche degli oggetti antichi. Poi ho cominciato a organizzare delle mostre. Prima aiutavo degli amici che organizzavano delle mostre a Forio, perché poi l'ambiente in cui ho vissuto è stato Forio negli anni 70, 80, eccetera. E con loro ho imparato ad allestire delle mostre, a conoscere artisti, ma non solo pittori, ma anche poeti, musicisti, gente che viveva il mondo dell'arte, in effetti. La prestigiosa galleria di Massimo Jelasi, oltre a quelle dei più famosi pittori isolani, ha ospitato negli anni opere di artisti di fama nazionale ed internazionale, come Cremonini, Pomodoro, Kenna, Munoz e tantissimi altri. Attualmente, oltre a quadri di prestigio e riviste, nella galleria sono esposti anche reperti di arredo del Settecento e dell'Ottocento. Sulle pareti di fronte qui abbiamo i quadri di Raffaele Iacono, sul fondo c'è Gabriele Matre, un olio bellissimo di Gabriele Matre, ai lati invece ci sono due Guilles rarissimi e poi dietro di là ci sono due quadri di Bolivar, di cui uno è il ritratto di Bargère e l'altro è un ritratto di Don Onofrio Bonocore. Poi ci sono naturalmente, ci sta questo. Io lo chiamo il mio Mamozio, questa scultura che è una terraia pugliese ed era un vecchio elemosiniere che praticamente sono due pezzi dove come si chiama qua, i fedeli mettevano l'obolo dopo la messa, eccetera. È del 1700 Quella questo. sì, una terraia del 1700. Il divanetto è un'eredità che mi ha lasciato la mia zia Yolanda. La mia zia Yolanda, la quale sapeva della mia passione per l'arte e soprattutto perché sapeva che a me piaceva questo divano e quindi me l'ha lasciato in Quanto eredità. risale? Ma questo risale, credo, alla metà 800, proprio per essere tranquilli. Poi ci sono questi candelabri, sì, ma i candelabri sono abbastanza usuali, non è che sono una rarità, però fanno scena, però mi piacciono un sacco.